L'autorità di quest'anno, dal 1 gennaio 2017, dove il decreto del Rio ha consegnato alla Regione l'ex biblioteca provinciale, sono molto importanti, innanzitutto perché abbiamo mantenuto gli standard di quello che erano gli anni precedenti. Questa mattina siamo qui a Teramo perché riteniamo che anche questa città meriti attenzione nel centro, nell'habitat più naturale di quello della cultura, che è l'Adelfico. Riteniamo che sia stato fatto uno sforzo molto grande e importante da parte della Regione Abruzzo. Vorrei dire che anche sul fatto del personale abbiamo coinvolto qui sia l'APC che era Teramana, che era anche a Teramo, il personale l'abbiamo confluito tutto all'Adelfico anche per dare continuità sui servizi offerti prima. E innanzitutto poi abbiamo messo anche il contributo, è aumentato questo anno per far sì che le emeroteche, le biblioteche si potessero acquistare libri. L'Adelfico di Teramo spende circa 15.000 euro per il rinnovo dei libri e altrettanto, credo, se non ricordo male, anche per la questione dei libri da dare. Inoltre c'è il sistema MLOL, che è un sistema digitalizzato per quanto riguarda il prestito interbibliotecario con i cittadini, o mettere in rete tutto un sistema di rete bibliotecaria abruzzese, anche perché speriamo anche di creare con una legge apposita questa biblioteca regionale abruzzese, che non si dida più nelle questioni locali o provinciali. Credo che abbia bisogno di un sistema regionale, poiché questa è ormai una competenza della Regione Abruzzo.